Buongiorno ancora a tutti e a tutte. Mi dispiace spezzare questo clima un po' più gioioso di, come dire, di familiarità, perché è sempre spiacevole, come dire, arrivare all'improvviso e far tacere per forza le persone. È anche bello poi sentire un po' di chiacchiericcio, diciamo così, quello buono in questo caso, perché vuol dire che siamo contenti di rivederci, e questo è in questi tempi ancora così particolari è una grazia in più rispetto a quelle solite. Dico al solito due sciocchezze all'inizio, perché iniziando naturalmente il nostro convegno, iniziando anche la trasmissione e registrazione, questo permette poi ai nostri tecnici di poter regolare bene i volumi, i video e tutto quello che serve. Ne approfitto per ringraziarli proprio all'inizio di questo nostro incontro, perché hanno lavorato tra ieri e oggi, naturalmente è il loro lavoro, questo è vero, ma hanno lavorato davvero senza sosta. Stamattina siamo arrivati praticamente insieme, siamo arrivati per sistemare quello che serviva per oggi. Magari forse sembrerà adesso uno sforzo esagerato per le persone che siamo, ma l'importante è l'impegno e il motivo con cui lo si è fatto. Un grazie ancora all'azienda Venditti per la professionalità e soprattutto per l'amicizia con cui fanno bene anche il loro lavoro nei nostri confronti. E, iniziamo il programma della giornata. L'avviso è partito poi ieri, diciamo, di rettifica all'ultima ora, vista la situazione che si è creata, è stato modificato, quindi diciamo da due giorni diventa una giornata sola, una sola mattinata. Cercheremo di condensare quindi tutto nel momento che stiamo, in questa mattina che stiamo vivendo, e se questo magari naturalmente ci darà poco tempo per un approfondimento insieme, vuol dire che ci darà il tempo di una meditazione e una maturazione ulteriore. E quindi i prossimi appuntamenti che vivremo come presbiteri, come consigli di partecipazione, come luoghi laicali di incontro anche negli uffici pastorali, quindi saranno motivo di approfondimento di quello che oggi ascolteremo, avremo modo di, in qualche modo di cui fare tesoro e su cui cominciare a pensare. Iniziamo con la preghiera. Avete ricevuto il foglietto all'inizio di questa giornata, entrando in chiesa, dopo i necessari controlli che vengono richiesti da questo periodo, e la preghiera ci permette anche di sintonizzarci con il mese del creato, ossia con quell'esperienza che le chiese cristiane, non solo la Chiesa Cattolica, ma tutte le chiese cristiane, vivono ormai da una decina d'anni. Quest'anno si nota anche, se qualcuno l'ha letto sul giornale, anche il messaggio congiunto che da un po' di tempo sia Papa Francesco sia le guide delle altre chiese cristiane fanno insieme, appunto per richiamarci al dovere, che è un dovere di fede, di essere custodi di questa nostra terra, di questa casa comune di cui siamo parte. Ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ecco, già Don Carmine ha tracciato le coordinate di questa nostra giornata, e purtroppo la necessità che ci ha spinto a far diventare il nostro convegno di una sola mattinata. Cerchiamo con l'aiuto del Signore e con il dono del suo Spirito di valorizzare al massimo questo momento, sia adesso nella preghiera, sia poi nel momento formativo che ci terrà il Vescovo Brambilla in collegamento da Novara. Altre cose, come Don Carmine ha detto, cercheremo di recuperarle nei prossimi giorni dopo le feste, casomai in appuntamenti separati, con i presbiteri, con voi laici, con gli uffici di curia, per cercare, ecco, di far fruttificare sempre al meglio ciò che ci viene proposto e poter fare davvero un cammino sinodale, un cammino insieme che tenga conto delle relazioni e vada incontro al Signore senza correre il rischio di perdersi, di andare fuori strada o addirittura di cadere nel fosso. A cori alterni, passi il tuo spirito, Signore, come la brezza primaverile che fa fiorire la vita e la schiude l'amore. Passi il tuo spirito sul nostro sguardo, per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti. Passi nel nostro cuore per farlo bruciare di un ardore avido di irradiare.
Passi il tuo spirito nei nostri volti rattristati per farvi riaffiorare il sorriso. Passi il tuo spirito, Signore, sulle nostre mani stanche per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera. Passi il tuo spirito fin dall'aurora per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso. Passi all'avvicinarsi della notte per conservarci nella tua luce e nel tuo fervore. Passi il tuo spirito su di noi per farvi abbondare pensieri fecondi che rasserenano. Passi e rimanga in tutta la nostra vita. Amen. Amen. Il Salmo 98 lo pregheremo ripetendo il ritornello, mentre un solista leggerà le varie strofe del Salmo. Seduti. Insieme. Cantate al Signore che compie meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore che compie meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Cantate al Signore che compie meraviglie. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Cantate al Signore che compie meraviglie. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore che compie meraviglie. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Cantate al Signore che compie meraviglie. Risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. Cantate al Signore che compie meraviglie. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Cantate al Signore che compie meraviglie. Insieme, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Davvero solo un velocissimo pensiero di commento a questa parola, perché poi ascolteremo con più abbondanza la parola di Monsignor Brambilla. È il Vangelo di oggi, Vangelo che il Signore ha preparato per noi come pane fresco, è il Vangelo che il Signore ha preparato per noi come luce per i nostri passi e lampada per il nostro cammino. È il Vangelo che ci impedisce di finire fuori strada, come già vi accennavo, o addirittura di cadere in un fosso. È il Vangelo che ci impedisce perciò non solo di rovinare noi stessi, di perdere la nostra vita, ma anche di farla perdere agli altri, perché a volte abbiamo la presunzione di riuscire a guidare altri, non avendo ancora la capacità di fare discernimento sulla nostra vita e di guidare noi stessi.
Questo Vangelo è successivo a ciò che abbiamo ascoltato ieri nello stesso Vangelo di Luca, e cioè che la santità, che la perfezione che ci viene richiesta coincide con la misericordia. Se io e voi siamo davvero misericordiosi come il Padre nostro, noi stiamo camminando sulla strada della santità e sulla strada della perfezione, ed eviteremo tutto ciò che ostacola la misericordia, la santità e la perfezione, a cominciare da quel chiacchiericcio, da quel giudizio, da quella calunnia, che non è il chiacchiericcio bello a cui Don Carmine faceva riferimento in apertura di convegno, ma è un chiacchiericcio cattivo, un chiacchiericcio che male dice, un chiacchiericcio che punta il dito, e che punta il dito sulle quisquilie, la pagliuzza, per non essere costretto a confrontarsi con la trave nel nostro occhio. Chiediamo al Signore che ci dia la capacità di rientrare in noi stessi. Chiediamo al Signore che con il dono dello Spirito ci permetta di accorgerci di ciò che abbiamo nei nostri occhi e di chiedere a Lui che ce li liberi, perché se il nostro occhio sarà libero, anche tutta la nostra vita sarà libera. L'occhio, il volto, la voce sono le caratteristiche che ci fanno riconoscere come persone. I nostri occhi limpidi, la nostra voce in sintonia con quella del Signore Gesù nel Vangelo, ecco, ci permetteranno di essere riconosciuti come figli, come fratelli e sorelle che camminano insieme sulla stessa strada, avendo come chiave di lettura quella della famiglia, in cui tutti hanno uno spazio, una dignità, sono riconosciuti nel loro essere, a cominciare dai più deboli e i più fragili, in un contesto di ecologia integrale, cioè in un contesto che rispetti anche fino in fondo l'ambiente, la casa comune nella quale ci troviamo. Fratelli e sorelle, preghiamo insieme il Signore chiedendo perdono per la nostra indifferenza e il nostro egoismo di fronte alla sofferenza della creazione e al grido delle creature. Diciamo insieme: perdonaci, o Signore. Perdonaci, o Signore. O Signore, ti chiediamo perdono perché non sappiamo più distinguere il giorno dalla notte, la luce dalle tenebre, il cielo dalla terra. Perdonaci, o Signore. O Signore, ti chiediamo perdono perché non abbiamo rispetto per i frutti e i fiori e le erbe che ci danno la vita e la gioia del cuore, perché vogliamo impossessarci dell'acqua e sprecarla, mentre ci sono popoli che muoiono di sete. Perdonaci, o Signore. O Signore, ti chiediamo perdono perché a causa della nostra ingordigia e della nostra avidità abbiamo alterato il clima dell'intera nostra madre terra. Noi non siamo consapevoli delle nostre responsabilità e viviamo come se non fossimo noi stessi la causa del degrado che ci circonda. Perdonaci, o Signore. O Signore, ti chiediamo perdono, perché tutto ciò che hai creato è una cosa buona, ma noi la trattiamo come fossero oggetti di consumo per il nostro piacere. Abbiamo perso il senso di essere parte di un mondo ricco e meraviglioso. Perdonaci, o Signore. O Signore, ti chiediamo perdono, perché non viviamo come se fossimo stati creati a tua immagine e somiglianza. Non viviamo per onorare il tuo nome, ma ci accontentiamo di sopravvivere sfruttando e maltrattando i tuoi doni. Perdonaci, o Signore. Signore, noi non sappiamo come pregare. Manda il tuo Santo Spirito in aiuto alla nostra debolezza. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. O Signore, Tu ci accetti così come siamo, ci ami perché ci conosci per chi siamo veramente, ci liberi e ci doni ancora la vita e la gioia di viverla, e ci dai la possibilità di godere con cuore allegro in mezzo ad essa e di partecipare al banchetto del regno che viene. Donaci il Tuo perdono, guida il nostro cammino e rendici costruttori di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Qui a fianco, così posso parlarvi un attimo senza mascherina, sperando di non dover parlare troppo a lungo. Sì. Intanto benvenuti, dopo questo momento di preghiera ci possiamo accogliere anche nella nostra fraternità umana. E vorrei iniziare questa mia piccolissima introduzione, perché alle 10 entriamo in collegamento con Monsignor Brambilla, da una citazione di Papa Francesco. La Chiesa italiana deve tornare al convegno di Firenze e deve cominciare un processo di sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi. Anche questo processo sarà una catechesi. Nel convegno di Firenze c'è proprio l'intuizione della strada da fare in questo sinodo. Adesso riprenderlo, è il momento, e incominciamo a camminare. La sinodalità è uno dei temi sui quali noi come diocesi abbiamo fondato il nostro percorso pastorale di questi anni, ma è anche un tema carissimo a Papa Francesco, che fin dal suo arrivo al Soglio di Pietro ha spinto noi vescovi italiani e i vescovi di tutto il mondo a camminare sulla strada della sinodalità. Ce lo ha ricordato dopo un paio d'anni a Firenze, ma noi italiani si sa come siamo fatti, spesso lasciamo parlare, non contestiamo, ma nemmeno facciamo. Per cui il tempo passava e Papa Francesco ogni tanto riaffermava questa necessità del sinodo, del percorso sinodale per la Chiesa italiana, dall'esterno verso l'interno, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Finché a maggio, dopo che ci siamo rivisti in assemblea tutti quanti insieme noi vescovi dell'Italia, è stato del tutto categorico: dovete iniziare questo percorso sinodale, non c'è possibilità di attendere ancora, come avete ascoltato. Adesso riprenderlo, è il momento, e incominciamo a camminare. Questo percorso sinodale che il Papa chiede a tutta la Chiesa italiana, comunità per comunità, gruppo per gruppo, diocesi per diocesi, ufficio per ufficio, si intreccerà e si complementarizzerà, passatemi questo termine obbrobrioso, con un percorso sinodale più ampio che riguarda tutta la Chiesa universale. Il prossimo sinodo dei Vescovi, infatti, così come ha avuto a tema le ultime volte la famiglia e i giovani, avrà a tema proprio il sinodo. Quindi ci saranno questi due percorsi che non andranno a scontrarsi, ma che ci mostreranno proprio la complementarietà, la possibilità di aiutarsi vicendevolmente. Il desiderio del Papa, dei vescovi italiani, ma un po' di tutta la Chiesa, è di compiere un cammino insieme, perché questo vuol dire sinodo, per ricollocare la Chiesa nel tempo presente. Ogni singola comunità diocesana
sarà quindi impegnata ad ascoltare se stessa e quanti potranno offrirle un certo contributo nel discernimento. È un po' quello che avevamo pensato noi per questo nostro convegno. Ci ascoltavamo a vicenda, ascoltavamo il contributo di Monsignor Bambilla. Un contributo anche esterno che ci aiuti a fare discernimento sulla realtà nella quale viviamo, sulla realtà nella quale siamo immersi, e ci aiuti a farlo più in profondità, nella realtà delle cose. Perciò, come si dice tecnicamente, citando una frase dell'Apocalisse, dobbiamo stare attenti a ciò che lo Spirito chiede, dice alle chiese oggi. Il disegno che si sta pensando, ma è ancora in fase di costruzione, è un disegno che prevede tre fasi. La prima fase l'hanno chiamata fase narrativa e dovrebbe durare 2 anni, 22 e 23. Questa prima fase darà spazio all'ascolto, darà spazio al racconto della vita, al racconto delle persone, al racconto delle comunità, al racconto dei territori. Come vi dicevo, dall'esterno verso l'interno, dal basso verso l'alto. No, noi potremmo dire da Ari a Lanciano, da Tollo, da Canosa a Lanciano, dalla Chiesina del Foro, sono le ultime che abbiamo noi nei nostri confini, a Lanciano. La seconda fase, che dovrebbe occupare l'anno 2024, è chiamata fase sapienziale. Le comunità, dopo che si sono ascoltate, dopo che si sono raccontate, con i pastori si impegnano in una lettura spirituale delle narrazioni emerse, cercando di capire proprio ciò che lo Spirito dice alle chiese attraverso il senso di fede del popolo di Dio. Un po' quello che accade nella Scrittura, se ci facciamo caso, no? Nel Vecchio Testamento succedono dei fatti che il popolo degli ebrei poi rilegge in chiave teologica, in chiave sapienziale. Rilegge in chiave sapienziale l'esilio, la permanenza nel deserto e tutte le altre realtà che gli sono accadute. L'ultima fase, 2025, viene chiamata fase profetica, che culminerà nel Giubileo del 2025. In questo convenire verranno assunte alcune scelte evangeliche che le nostre chiese saranno chiamate a riconsegnare al popolo santo di Dio, incarnandole nella vita delle comunità nella seconda metà del decennio. Quindi facciamo il Giubileo e poi viviamo il Giubileo dal 2025 fino al 2030. Come ci ha detto il Papa, dobbiamo tener conto delle cose che già ci sono, perché il sinodo e la sinodalità non partono da zero, non siamo all'anno zero della creazione, grazie a Dio. Ci sono i grandi temi dei decenni. In Italia, voi lo sapete, ce lo siamo detti più volte, dal 1970 in poi ogni decennio aveva una tematica di fondo. Ecco, partendo da quelle, partendo dai convegni ecclesiali, gli ultimi due, quello di Verona e quello di Firenze, partendo dalle scelte pastorali che in questi decenni sono state fatte in ogni campo e in ogni direzione, rimettendo la famiglia al centro come chiave di lettura, noi possiamo camminare. Mi avvio a concludere. Su che cosa puntare immediatamente? Con molta concretezza, la CEI ha fatto arrivare una piccolissima lettera in cui si dice che non può esserci azione pastorale nella Chiesa senza la cura delle relazioni. Se noi vogliamo essere una Chiesa sinodale, se vogliamo essere una Chiesa famiglia, se vogliamo essere una Chiesa che vive l'ecologia integrale, noi dobbiamo partire dalle relazioni. Quanto le relazioni siano importanti,
Ce l'ha detto soprattutto questo tempo di pandemia, in cui ci siamo resi conto di non averla la possibilità di vivere le relazioni, e ci sono mancate tantissimo. Ci sono mancate in casa, ci sono mancate in parrocchia, ci sono mancate a scuola, nel lavoro, ovunque. Certamente abbiamo imparato ad usare anche degli strumenti diversi. Anche oggi noi stiamo vivendo questa esperienza di strumenti diversi che ci permettono la relazione con Monsignor Brambilla, che è in Piemonte, ma dobbiamo tornare alla relazione viva, la relazione vera. Dobbiamo tornare al vederci, dobbiamo tornare al toccarci. Ieri sera mi veniva da scrivere: ad annusarci, a sentire un po' l'uno l'odore dell'altro, ad abbracciarci, a camminare insieme. La cura delle relazioni sarà essa stessa Vangelo in azione. L'ha detto il Papa, anche questa è una catechesi. Lo faceva Gesù con tutti, dobbiamo farlo anche noi. Gesù annunciava il Vangelo con la sua prossimità. Creiamo e curiamo relazioni di solidarietà, di comunione e di attenzione verso tutti, come faceva Gesù, che aveva tempo, spazio per qualunque persona, che si avvicinava a qualunque persona, che toccava qualunque persona. Però cerchiamo di non ricominciare secondo il si è fatto sempre così. Mettiamo ancora di più al centro l'incontro fra le persone. L'incontro fra le persone, come la relazione fra i coniugi, è il luogo in cui si realizza l'incontro fra Dio e l'umanità, fra il Signore e la sua Chiesa. L'incontro fra le persone è il luogo dove risuona l'annuncio della parola, dove si celebra l'Eucarestia, dove si condivide la vita con i fratelli. In questa direzione la CEI sta pensando nei suoi vari uffici, giovanile, catechistico, familiare, vocazionale, anche a un progetto per gli adolescenti che si chiama Seme di Vento, però poi di questo vi parleremo un po' meglio appena sarà possibile. La relazione pastorale è attenzione alle persone che si incontrano e che si intendono servire, anche come operatori. Mi permetto di dire, proprio perché è un suggerimento della CEI, che questa attenzione, che si manifesta come attenzione d'amore, passa anche attraverso la scelta del rispetto delle norme di sicurezza, sempre e comunque, nelle celebrazioni e negli altri momenti, dentro le chiese, nei luoghi pastorali e ovunque ci troviamo ad agire, e passa, nei limiti del possibile per chi lo può fare, anche attraverso la scelta di vaccinarsi, specialmente per chi appartiene a quelle categorie che hanno un contatto maggiore con le altre persone, no? Catechisti, coristi, ministri straordinari dell'Eucarestia e quant'altro. Ovviamente non è un obbligo, assolutamente, però è un invito a vedere anche questo fatto come una cura delle relazioni, come un qualcosa che ci permette di camminare insieme con maggiore sicurezza e raggiungere così gli obiettivi che lo Spirito suggerisce alle chiese. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno carissimi, mi sentite? Un po' basso. Provo ad alzare. Io questo. Meglio, mi sentite? Si sente? Poco, sente? Mi dicono poco, Monsignor. Io non so, il microfono. Voi non potete alzare qualcosa? Adesso chiedo al mio segretario. Ah, ecco, già si sente meglio adesso, eh? Va bene. Bene.
possiamo iniziare. Don Carmine, presenta un attimo Monsignor Brambilla. Tolgo la mascherina visto che sto a distanza. Innanzitutto buongiorno Eccellenza, grazie per la sua presenza. Presentare Monsignor Brambilla non penso di essere la persona più adeguata a farlo, soltanto voglio esprimere un ringraziamento particolare perché in qualche misura già lo scorso anno ci ha accompagnati in quel convegno di ripartenza che abbiamo vissuto come Chiesa Diocesana. Infatti ha avuto la bontà di darci la sua relazione scritta che ci ha permesso di leggere la situazione della Chiesa italiana partendo da un'interessante analisi sociologica del professor Franco Garelli, che lui naturalmente ha letto da teologo e da pastore qual è. E sono questi i suoi i titoli più importanti con cui oggi si presenta anche a noi, teologo anche di fama e di lunga esperienza, ma allo stesso tempo teologo che è pastore, che quindi informa con la sua visione della fede, dell'intelligenza illuminata dalla fede, informa anche la sua azione pastorale, le responsabilità che anche all'interno della Conferenza Episcopale Italiana ricopre e che in qualche misura sono un dono prezioso che ci permette di continuare il nostro cammino insieme, come abbiamo voluto intitolare la nostra giornata di convegno diocesano. Monsignor Brambilla ha subito risposto quindi a questo nostro invito e oggi ci permetterà di coniugare il tema della sinodalità in quei luoghi ecclesiali, il primo forse più scontato che è quello della Chiesa, il secondo che sembra invece quello più da riscoprire, quello della famiglia, e di avere quindi anche piste su cui continuare il nostro cammino in questo tempo inedito che stiamo tutti quanti vivendo. Lascio davvero la parola a Monsignor Brambilla perché anch'io sono curioso e interessato nell'ascoltarlo. Grazie ancora. Bene, buona giornata a tutti, un caro al vostro vescovo Emilio, e non vedo i vostri volti, questo è il primo grande difetto di questo strumento, che non fa vedere i volti con i quali io ho un debito particolare perché sento molto il feedback. Comunque iniziamo, dividerò il mio dire, ecco, un saluto a tutti voi che siete, adesso vi vedo, molto bene, vedo che siete reattivi, no? Dividerò il mio dire in due parti, innanzitutto vedo anche che sono i laici, quindi questo è molto bello. La prima parte potremmo intitolarla così, sinodalità, cos'è e com'è, e la seconda, famiglia e chiesa, esperimento di sinodalità. Queste due parti, molto semplici, quindi prima disegno il quadro e poi mostro come il rapporto famiglia e chiesa può diventare, assieme a molti altri rapporti, un esperimento di sinodalità. Anzitutto, sinodalità com'è e cos'è e com'è. Avete sentito, ho già sentito l'ultima parte dell'intervento del vostro vescovo, che noi dobbiamo evitare che la sinodalità sia un'araba come l'araba felice, che ci sia ciascuno dice cosa sia, nessuno sa. È necessario quindi che ne precisiamo un po'. Vi dirò solo una cosa che è contenuta nella seconda metà della relazione che ho fatto ai vescovi, che ritengo l'approfondimento più interessante. Parto da una citazione di Papa Francesco nell'intervento che ha fatto a fine aprile all'Azione Cattolica, no, a fine marzo all'Azione Cattolica, ed è una parte che è stata aggiunta a braccio. Ai vescovi ho fatto la sinossi simpaticamente, nel senso che era stato pubblicato il testo scritto che avrebbe dovuto fare, che in realtà ha fatto, e però poi è stato pubblicato anche il testo con le aggiunte fatte a braccio. In un'aggiunta fatta a braccio si dice così: quello sinodale non è tanto un piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile da incarnare. E dobbiamo essere precisi quando parliamo di sinodalità, di cammino sinodale, di esperienza sinodale. Non è un parlamento, la sinodalità non è fare il parlamento, la sinodalità non è solo discussione di problemi, di diverse cose che ci sono nella società, è oltre. La sinodalità non è cercare una maggioranza,
un accordo sopra soluzioni pastorali che dobbiamo fare. Solo questo non è sinodalità. Questo è un bel Parlamento cattolico, va bene, ma non è sinodalità. Vedete che il Papa è molto preoccupato di disegnare il confine, di evitare, lui che viene dall'America Latina, il lato parlamentarista, democraticista della sinodalità, che è quella cosa che si vede in tutti i nostri gruppi ecclesiali e non solo, dove nei nostri incontri succede questo fenomeno dove uno si alza in piedi, parla e si siede e non intercetta mai più l'altro. Ho parlato, dunque esisto. Ecco. E dopo aggiunge una cosa interessante, a partire dalla quale ho fatto la mia riflessione, dice: perché manca lo spirito? Quel che fa la discussione, il Parlamento, la ricerca delle cose che diventino sinodalità è la presenza dello spirito. E dopo cerca di declinare la preghiera, il silenzio, il discernimento di tutto quello che noi condividiamo. Non ci può essere sinodalità senza lo spirito, e non esiste lo spirito senza la preghiera, questo è molto importante. Una citazione, vedete, fatta a braccio dal Papa, che ci dice un po' qual è il suo sentire anche al di là dei testi che gli scrivono e che quindi hanno una certa compassatezza. Allora io partirei da questo dato, che è il più tradizionale tra l'altro, che lo stile sinodale e l'evento del sinodo, distinguiamo tra stile ed evento, non è solo discussione, non è solo maggioranza, non è solo convergenza pratica su scelte pastorali, è anche questo, ma è un evento spirituale, un'azione dello Spirito Santo nel cuore della Chiesa, fatto di preghiera, silenzio e discernimento. Allora qui si recupera la famosa definizione di sinodalità di Giovanni Crisostomo, che dice: Chiesa è il nome del convenire del camminare insieme. In Crisostomo c'è questa frase che ricorre nel commento al salmo, al penultimo salmo del Salmo, è un salmo di lode, sono i salmi del grande allelo, quelli che Gesù pronunciò dopo l'ultima cena, e dice che Chiesa è il nome del convenire del camminare insieme. È interessante perché per sé la parola ecclesia, Chiesa, significa convenire insieme, convergere, fare assemblea. Ma è interessante perché questo convergere non è per star bene insieme, ma per uscire e poi camminare insieme. È un duplice movimento. Tu da mille strade ci raduni in unità, perché per mille strade poi noi saremo insieme in Dio. Ricordate, dice così il canto di Sequeriana Manolo. Tu da mille strade ci raduni in unità, e per mille strade poi noi saremo insieme in Dio. Ecco, allora questo è il duplice aspetto della sinodalità. Voi di Lanciano Ottova, che avete sentito il Brambilla, non dovete dimenticare questa cosa, e cioè che sinodalità vuol dire convenire liturgico e camminare evangelizzato. Se si rompe questo ritmo diventerà quello che il Papa denuncia come parlamentarismo, gruppo di ascolto, di chiacchiere insieme, che non è una cosa antigenica, va benone, però non è ciò che lui esige, capito? Cambia il cuore una cosa del genere. Convenire liturgico e camminare evangelizzante. Ci siamo? Se riuscite a parlare un po' più forte, se si può alzare il vostro audio, veda un po'. Vediamo che chiamo il mio segretario, che magari sì, c'è da qualche parte, che di solito mi ha sempre sentito bene, perché non vorrei che sia intanto io vado avanti, scusate, che chiama il segretario, che lui su queste cose bene. Allora come mettiamo insieme questi due aspetti, come operiamo, no, in questa direzione? E per comprendere questo mi riferisco, tenetevi forte se avete problemi, allacciate le cinture di sicurezza,
Mi riferisco a un testo, una serie di testi di San Tommaso, sostanzialmente io non ve li leggo ma riassumo il senso. In San Tommaso la sinodalità, lui non ha questo termine evidentemente, è ricondotta a un gioco triangolare che è fatto dalla virtù di prudenza, dal dono del consiglio e dalla beatitudine e dalla misericordia. Siamo? Attenzione, questo è molto interessante. Monsignore, mi dice il mio tecnico che se si avvicina un po' al computer è meglio. Sì, io sono proprio davanti. Ecco. Che il segretario non risponde come al solito, perché gli ho detto che ero così e non sarei andato a far altro. Allora questi tre elementi, questi tre aspetti sono molto importanti. Attenzione a non cadere nella trappola di dare già un contenuto alle parole come se non li conoscessimo già. Per Tommaso d'Aquino la prudenza cristiana è la virtù necessaria per decidere e si applica, ecco il punto, al bene proprio è la prudenza personale, al bene della famiglia è la prudenza domestica, al bene della comunità è la prudenza pubblica. Pensate già questa suddivisione come bella, dice la prudenza, che è il termine molto vicino al nostro discernimento. Potremmo dire che la differenza tra prudenza e discernimento sta in questo, che mentre la prudenza riguarda l'atto del decidere, il discernimento riguarda tutto il processo che precede e segue la decisione. Questa è la leggera differenza storicamente parlando, ma non entriamo in questioni molto fine. La prudenza però, dice Tommaso, riguarda, vedete, il bene personale, il bene della famiglia e il bene della comunità. Guardate com'è già interessante questo, perché vuol dire che quando noi diciamo relazione eccetera dobbiamo distinguere, perché sono tre ambiti che hanno leggi di funzionamento abbastanza diverse. La prudenza è il primo gradino dell'agire morale, equo e giusto. Potremmo dire già andare oltre i nostri luoghi comuni che per Tommaso la prudenza è tutt'altro che prudente. È l'atto del coraggio, pensate, perché decidere, avete visto oggi, oggi il grande problema è che le persone fanno fatica a decidere delle persone. Ecco, e allora la prudenza è anzitutto una prudenza, quindi è l'arte, potremmo dire che la prudenza è l'arte di decidere il giusto e il bene per sé, la persona, per la comunità, famiglia e chiesa, e dopo noi faremo un approfondimento su questo punto, e per la società civile e la società politica, e per la politica. Però dice San Tommaso che non esiste decisione saggia e prudente se non si nutre del dono del consiglio, e questo comincia a introdurre un elemento di rottura rispetto al nostro. Tutte le persone pensano di poter decidere a prescindere dall'intervento dell'altro e dall'intervento dall'alto, e quindi che si esprime in questa cosa del dono del consiglio. Il dono del consiglio comporta due cose: la capacità di ben consigliare per coloro che sono chiamati a dare consiglio e la docilità in coloro che devono rendersi disponibili a quanto viene consigliato. È interessante perché per San Tommaso il consiglio è il dono di percepire ciò che va fatto, il bene che va fatto per raggiungere un fine soprannaturale, e rimane anche udite nella vita eterna e si può chiedere con la preghiera nella comunione dei santi. Quindi abbiamo il dono, la virtù della prudenza, il dono del consiglio, su cui adesso ritornerò, e da ultimo dono della prudenza e virtù, virtù della prudenza e dono del consiglio sono intrecciati dalla beatitudine e dalla misericordia. È bello vedere questo legame. Spiegherò
perché questa è la cosa più importante, la beatitudine della misericordia. Allora potremmo illustrare le tre dimensioni della sinodalità riprendendo e attualizzando un po' questi tre aspetti. Prima di tutto la virtù di prudenza, potremmo chiamarla la radice antropologica della sinodalità. La prudenza richiede un discernimento che si distende nel tempo e si confronta con gli altri, si colloca nel fiume della memoria di una comunità, di una chiesa locale, di una città, di un paese. La prudenza, siccome l'atto del decidere, capite che ha bisogno il confronto con gli altri, il confronto con gli altri anche che ci hanno preceduto e che quindi configurano tutto lo spazio della nostra memoria. E quindi deve sfuggire a tutte le forme di idealizzazione, che è uno dei grandi pericoli di noi cristiani, e deve assumere il rischio di decidere ciò che è buono qui e ora. Può darsi che una cosa sia ottima per dopo domani, ma è meglio scegliere una cosa buona qui e ora, è meglio scegliere. Allora possiamo dire che la prudenza è tutt'altro che prudente, timorosa, reticente, esige coraggio, lungimiranza, mi piace questo termine, lungimiranza, la capacità di guardare lontano, sguardo aperto. Potremmo dire che la prudenza appartiene al sapere pratico e per questo non è possibile senza il concorso dei molti. Vedo lì molti laici. Ecco, il motivo per cui noi dobbiamo coinvolgere i laici non è perché dobbiamo diventare più democratici, queste sono storie che raccontano nelle sacrestie. Il motivo per cui vescovi, sacerdoti e altri devono coinvolgere i laici è perché senza coinvolgere un papà o una mamma, senza coinvolgere un catechista, senza coinvolgere la famiglia, io non so che cos'è l'umano dentro cui devo dire il cristiano. Se io devo dire il cristiano dentro l'umano, come faccio a non coinvolgere nel senso non solo dell'alzare la mano, ma del sentire profondamente il tessuto dell'umano per dire dentro di esso la parola cristiana? Questo, se uno non arriva a questo livello di profondità, sarà sempre, poi noi, voi sapete che noi cattolici pensiamo che cambiando le parole cambiamo le cose. Con Giovanni Paolo II e Benedetto si parlava di nuova evangelizzazione, adesso di sinodalità, forse tra due anni ne arriverà uno che userà un'altra parola e la cosa invece non la incontriamo. Quindi la prudenza non è possibile senza il concorso di molti, soprattutto di coloro i quali sono coinvolti nell'ambito del discernimento, nell'agire particolare della Chiesa. Pensiamo alla famiglia, all'educazione, alla professione, alla vita civile. Forse per questo che non siamo, come si dice, che non siamo oggi capaci di dire parole significative. E questo è anche il senso dell'ascolto. La prima fase dell'ascolto, certo, ha dentro anche l'aspetto superficiale di ascoltare la gente, le sue narrazioni, i suoi disagi, tutte le cose. Ma dopo questo bisognerà ascoltare le fibre più profonde dell'umano che ciascuno porta con sé. Se non arriviamo a quel punto sarà ascolto superficiale, sarà ascolto, intuite bene, no? La possibilità quindi di una decisione saggia, prudente, del Ministero della Chiesa non può escludere l'apporto competente per l'annuncio evangelico e per la pratica pastorale del popolo di Dio, delle famiglie e dei figli. Altrimenti è retorico. Scusate la mia franchezza, ma mi chiamo Franco. Ecco, quindi, vedete che già per esercitare la virtù di prudenza è molto importante che noi ascoltiamo gli altri qui presenti e gli altri da cui veniamo, la tradizione, la memoria, sarebbe meglio dire, la memoria di tutta la nostra Chiesa, dei nostri paesi, delle nostre comunità, delle nostre famiglie, eccetera.
Ecco, insisto molto su questo aspetto, altrimenti se prudenza vuol dire decisione saggia, non riusciremo a fare una decisione saggia senza questo profondo ascolto della dimensione profonda dell'umanità che noi portiamo con noi stessi. Il secondo elemento è il dono del consiglio. Se la prudenza è l'aspetto antropologico, il dono del consiglio è l'aspetto teologale, è il dono dall'alto, per noi si parla di dono del consiglio, è la dimensione teologale di ogni percorso spirituale. Il dono del consiglio è reso presente nella liturgia, la quale è il momento sorgivo di ogni evento sinodo, inizia e torna sempre alla liturgia, all'Eucaristia, che non è solo la messa con cui si apre il sito, capite bene, altrimenti sì, noi facciamo queste cose così. Un cammino sinodale non deve perdere dunque la connotazione spirituale, il Papa l'ha detto, se non c'è lo spirito, se non c'è preghiera, se non c'è silenzio, se non c'è meditazione, è chiaro che sarà la passerella delle nostre opinioni. Fossero pure anche le opinioni dei vescovi, è lo stesso. Altrimenti la sinodalità corre il rischio di diventare una pura operazione organizzativa e programmatica che non esprime il mistero che la Chiesa è e che la Chiesa fa, anzi, che fa la Chiesa. Se, come dice San Tommaso, il consiglio è il dono di percepire ciò che va fatto per un fine soprannaturale, possiamo dire che il consigliare della Chiesa è l'atto spirituale per eccellenza con cui noi immaginiamo la Chiesa di domani, in modo che sia corrispondente alla sua natura eucaristica. Noi abbiamo una Chiesa eucaristica. La comunità che vediamo lì che celebra la domenica è una comunità che viene all'Eucaristia o è un gruppo di persone che occasionalmente si trova, quando va bene, a pregare insieme. Pensate che bella questa definizione della Chiesa che si trova, di San Cipriano, che si trova citato in Lumen Gentium al numero 4, che dice: plebs adunata è un popolo convocato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi una Chiesa sinodale può esistere solo come un popolo convocato, chiamato insieme. Chiamato insieme, sentite il canto là, ecco, tu da mille strade ci raduni unità. Bisogna, i riti di ingresso della messa non sono i riti con cui attendiamo i ritardatari, ma sono i riti con cui noi cerchiamo di far convergere molte strade in unità. Attenzione, perché nella magia di quei riti c'è dentro proprio questo elemento non solo di convergenza, ma anche di fusione delle diverse strade. Altrimenti sono i riti d'attesa. Anche quando facciamo i nostri convegni c'è l'ora media, così alla fine dell'ora media sono arrivati. Ecco il secondo, il dono del consiglio. Nel dono che ci apre, è facile da intuire, al di là della spiegazione teologica, è il dono che ci apre la dimensione spirituale della sinodalità. Senza di questo, cari amici, credo che anche a Lanciano, che anche a Ortona, non si vada da nessuna parte. Io ho visto stamattina, guardando la vostra cartina, non ricordavo che avete l'accesso al mare. Invece ce l'avete, quindi verrò a trovarvi prima o poi, no? Perché sono stato poco sopra io, lì dove cominciano nel passaggio tra le Marche e l'Abruzzo, no? Si chiama lì, c'è San Benedetto Ripatranzoni, sono stato qui lì. Terzo momento, attenzione, questo è il punto delicato, perché anche nella descrizione noi facciamo in genere, mettiamo insieme l'aspetto antropologico, la virtù di prudenza, l'aspetto teologale, il dono del consiglio, ma dopo come si intrecciano questi due aspetti? Come avviene che noi possiamo dar concretezza a questo scambio? E questo, pensate, è interessante, pensate che genio Sant'Ombra. Dice, ciò che collega la virtù di prudenza
il dono del consiglio e la beatitudine della misteria. Mi sarebbe piaciuto mandarvi un foglietto a voi e mettere su tutte le sette beatitudini per scegliere quale sarebbe stata adatta per collegare questo. È difficile che tutti noi avremmo messo la beatitudine della misericordia. E se San Tommaso ha collegato virtù di prudenza e dono del consiglio attraverso questo momento della beatitudine della misericordia, probabilmente ha un significato. E qual è? Dicevo che la beatitudine della misericordia sta in crocevia tra virtù e dono. E poi è il nostro agire. Uno fa il papà e la mamma, cosa fa? Si impegna a imparare cosa vuol dire fare il papà e la mamma, perché quando i due si sposano sono marito e moglie, non sono automaticamente padre e madre. Chi di voi ha avuto un figlio sa la rivoluzione che produce l'arrivo di un figlio. Tra il figlio sognato e il figlio reale sono dentro tanta quella strada che noi preti non ci sogniamo. Io l'ho saputo, sapete dove? Seguendo le mie famiglie con i bambini disabili. Lì ho visto la differenza tra il figlio sognato e il figlio venuto. Il figlio sognato è un conto, ma il figlio venuto è quando, sapete, il figlio venuto porta con sé anche portatore di handicap, voi intuite che è difficile, perché tra l'altro l'handicap ha questa caratteristica che rimane per sempre con i genitori e oltre la vita. E in questo scarto si apre evidentemente che anche i genitori non solo devono imparare a fare i genitori, ma hanno bisogno del dono, vedete che viene da solo, e del dono del consiglio. Ora però l'unità tra virtù della decisione saggia, delle cose da scegliere ogni giorno, e dono del consiglio è, dicevo, la beatitudine della misericordia. E potremmo dire che la beatitudine della misericordia è la capacità di tradurre in pratica questo rapporto tra imparare e avere l'aiuto del dono della grazia, seguendo la storia di Gesù, perché l'uomo, o meglio, la storia della misericordia ci è nata esattamente dal testo evangelico. Vangelo è tutta una serie, l'abbiamo vissuto abbastanza profondamente nell'anno appunto del Giubileo della Misericordia, per imparare che la sinodalità assume i tratti dell'inclusione, dell'accompagnamento, dell'integrazione, sono le tre parole chiave del sinodo della famiglia. Quanta misericordia c'è bisogno per noi. Tradurrei così: quanta misericordia è necessaria oggi per fare dalla Chiesa il luogo dei buoni legami, il vostro vescovo l'ha detto prima, delle buone relazioni, perché i credenti portino la gioia del Vangelo agli uomini d'oggi. Voglio fare solo una precisazione sulla misericordia, una precisazione per gli italiani, perché noi italiani interpretiamo la misericordia prevalentemente come condono. La misericordia è che prima o poi tu stai fermo, che ti condonano tutto. Questa è una concezione debole della misericordia, riduttiva della misericordia. La misericordia invece è molto di più della giustizia. La giustizia dice ricompensa ciò che fai. La misericordia dice ciò che fai è importantissimo, ma io ti guardo per ciò che sei. Oltre ciò che fai, è importante ciò che fai, perché se uno si fa male io non posso dire che fa lo stesso, capite? Un papà e una mamma che hanno davanti un figlio che si fa male sarebbero falsamente misericordiosi se dice ma fa pure quel che vuoi, tanto fa lo stesso. Non fa lo stesso perché il figlio si fa male. E tuttavia un papà e una mamma conoscono questa cosa molto bella, e cioè che per quanto il figlio possa aver preso altre strade, essi sono sempre lì, non solo ad attenderlo, ma ad andargli incontro. Non dimenticate che il padre della misericordia, della parabola dei due figli, è connotato da cinque verbi. Quando lo vide,
da lontano gli andò incontro, no? Ne ebbe compassione, gli si gettò al collo e lo abbracciò. Pensa poco sono questi verbi, adesso non ho più il testo. È bellissimo perché il figlio prodigo, quando pensa di tornare indietro, non pensa di tornare come figlio. Dice, tornerò da mio padre, mi tratterà come almeno uno dei suoi servi, dei suoi salariati. Lui si era trovato senza neanche da mangiare, no? E non poteva, non riusciva neanche a nutrirsi delle carrube per i porci, e immagina di ritornare come servo, non come figlio. Il padre invece gli corre incontro e lo fa ritrovare come figlio. Ecco, questa è la misericordia, questa concezione forte della misericordia. A Lanciano devono sapere questa cosa, è molto importante, altrimenti imbrogliamo la gente, perché poi la gente capisce che non ci può essere una misericordia che non includa tutta la giustizia. E la giustizia vuol dire che se uno fa un gesto buono porta a casa qualcosa di buono, se uno fa un gesto dannoso porta a casa per sé, per gli altri qualcosa di dannoso. E non basta, voi sapete bene che quando uno si è fatto una ferita, se mettiamo sul cerotto, non è che la ferita guarisce, prima bisogna lavorare sulla ferita, pulirla, disinfettarla, eccetera, e solo così dopo può essere cerottato, perché ha la funzione di proteggere. Ecco, questo è il cammino di quello che noi chiamiamo la sinodalità. Di quanta misericordia ci sarà bisogno nei prossimi anni. Cari amici, io vi invito ad entrare, a condividere col cammino della Chiesa questo ritmo profondo, no? Cammino, riassumo, il cammino per la decisione saggia, il dono del consiglio e la beatitudine. È interessante che è una beatitudine, perché dona fiducia, dona speranza, apre nuovi cammini, rincuora, edifica. Non so se sono riuscito a dirlo in modo sufficientemente appassionato. Questa è la prima parte della mia relazione. La seconda parte della mia relazione fa un esperimento di sinodalità e vorrebbe farlo tentando di mettere in relazione la famiglia e la Chiesa. È uno dei percorsi che ci verranno chiesti. Proviamo a vedere come la famiglia si apre alla Chiesa e come la comunità cristiana si deve aprire alla famiglia. Partiamo da un'osservazione culturale, attuale. Non so da voi, voi sapete, non sono un piemontese, non sono un brianzolo, come dice il mio cognome, capite? Non sono neanche milanese, sono brianzolo, sono sotto la bandiera italiana, capite? E quando sono venuto in Piemonte, la prima cosa che mi ha colpito, che si vedeva ad occhio nudo, è che esistevano gli individui e non si vedeva la famiglia. Anche tra i preti, io faccio fatica a trovare 3 o 4 preti che amino la famiglia, che ce l'abbiano dentro nel cuore, che la sentano come importante, che facendo la comunità cristiana, la messa della domenica, lo sguardo sia sulle famiglie, capite? Faccio fatica a trovare questo qua. Io mi sono dato una piccola risposta, che è quella dell'influsso dell'illuminismo francese, del razionalismo francese. Voi sapete che sul Piemonte ha avuto particolari influsso, ma questo è un discorso più generale. Ecco, io credo che invece la comunità del futuro o sarà una famiglia di famiglie o non esisterà. Anche quando si sente dire in giro voglia di comunità, io dico, in che senso? Allora, per spiegare questo, faccio una prima osservazione introduttiva che riguarda lo stato attuale della famiglia. E poi faccio vedere 3 aspetti della famiglia come piccola chiesa che si apre, la chiesa che deve assumere il ritmo della famiglia. Questo è il mio gioco. Allora, anzitutto un'osservazione introduttiva. Noi sappiamo, voi tutti, vedo qui i laici, no? Viviamo in un appartamento. La forma attuale, o meglio, la veste attuale della famiglia è che viva in un appartamento.
stesso l'appartamento può essere con il condominio, la villetta singola, la villetta schiera, e cioè la forma dell'abitare dove c'è un nucleo familiare solo. Pensate che la cosa più importante dagli anni 50 agli anni 80 del Novecento l'hanno decisa gli architetti, che hanno deciso, non so se l'hanno deciso insieme, evidentemente è stato, come si dice, lo sviluppo sociale, culturale, hanno deciso che le nuove case non prevedessero nient'altro che un nucleo familiare solo, genitori e figli. Adesso qualche volta devono allargarsi, perché le famiglie sono un po' più allargate, però di fatto, per esempio, tutte le case costruite da noi sono costruite che non prevedono la presenza di genitori. Si è passati dagli anni dopo guerra, 45, agli anni 80, un passaggio dalla famiglia nucleare, patriarcale, alla famiglia nucleare, cioè che è fatta di un nucleo solo. Mia mamma, che si è sposata nel 1946, era entrata in casa con mio papà, e in casa al lunedì dopo, si è sposata il sabato, al lunedì dopo lavava per i due suoceri e tre cognati, di cui due donne. Io dicevo, scherzato, quando sono arrivato io, ho capito qualcosa un po' più da grande, dicevo a mio papà, che faceva questo strano mestiere che si chiama lo zoccolaio, dicevo a mio papà che non aveva sposato mia mamma, ma aveva acquistato una lavanderia. E dunque, piano piano si è trasformata in una famiglia nucleare, nella situazione di appartamento. Tutte le famiglie di oggi vivono in un appartamento, può avere molte forme diverse, però sostanzialmente così. Cioè, è un abito per la coppia con i figli, punto. Ora, sentite dalla parola, vivere in appartamento vuol dire vivere appartati. E la famiglia, che molte delle difficoltà, io credo anche molte delle ferite della famiglia attuale, è che vivendo nell'appartamento come famiglia nucleare ha prodotto due, come dire, tagli, due interruzioni. La prima interruzione è stata quella con la tradizione, con la famiglia da cui si proviene. Famiglia appartamento interrompe il rapporto con la famiglia d'origine. Lo interrompe totalmente, no? Rimane ancora un rapporto, non fosse altro che per due temi: l'aiuto nell'educazione o nella custodia dei figli, e il secondo tema, i soldi che la famiglia di origine qualche volta dà per costruire la nuova casa alla famiglia nuova. Però è interessante, vedete, sono due elementi funzionali che legano la nuova famiglia alla famiglia precedente. Ci siamo? Questo è la famiglia appartamento. Il secondo elemento, vieni un momento che c'è il microfono basso, il secondo elemento della famiglia appartamento è che la rende particolarmente fragile e vulnerabile di fronte ai processi di relazione e di educazione. Ho fatto un paio di esempi. Pronto, come mi sentite? Mi sentite adesso? Sì. Meglio? Meglio. Perfetto. Chiedo scusa, vorrei sottolineare anche quest'altra fragilità della famiglia nucleare, che vuol dire, è quella che vivendo in un ambiente appunto appartato, i problemi di relazione e i problemi di educazione si ingigantiscono. È quello che io chiamo l'effetto eco, l'effetto rimbombo. Lo racconto con un piccolo esempio. Io avevo un amico pediatra,
e raccontava sempre questa cosa, e quando la chiamava la giovane sposina che aveva il figlio ammalato, la giovane mamma diceva: dottore, venga subito, mio figlio ha la febbre alta. E lui rispondeva: signora, è il primo figlio, sì, e allora dico con calma. Perché, soprattutto se è il primo figlio, non c'è nessun elemento di confronto con la tradizione precedente, no? Che aiutava a inquadrare bene le questioni. Se voi pensate che fa problema la febbre, immaginate che si fa problema un problema educativo, una questione educativa. Perché questa cosa fa ancora di più problemi. Ecco dunque come è importante questo aspetto della famiglia partorita. Noi non possiamo ragionare o fare una proposta sulla famiglia se non teniamo conto di questo momento, condizionamento storico della famiglia che oggi vive nelle varie forme, dicevo, la villetta, la casa schiera. Ciò che è decisivo è che in ogni casa vive un nucleo familiare. Ora, dentro questa cosa, che tipo di discernimento possiamo fare? A me pare importante, pare bello, riuscire a legare almeno tre aspetti, li cito brevemente, tre aspetti della esperienza della famiglia che possono aiutare la Chiesa. E in questi tre aspetti la Chiesa può portarli a buon frutto, può dire una parola cristiana per questi tre aspetti. Allora, ci sono tre aspetti della famiglia, chiamerei in modo semplice, la famiglia come casa natale, la famiglia come spazio degli affetti e la famiglia come finestra sul mondo. La famiglia come casa natale, tutti noi, se abbiamo avuto una casa in cui siamo nati, l'abbiamo cambiata, o se l'abbiamo cambiata, la ricordiamo come l'elemento un po' mitico della nostra vita. La nostra origine è nella casa natale. La famiglia nella casa natale rappresenta il momento magico dell'origine della vita, perché vita è ricevuta come un dono. E questo è legato all'esperienza della madre. L'esperienza della madre è l'esperienza con la quale nella famiglia noi percepiamo che è Natale, che è generazione. Per questo rimane bello, rimane come una cosa mitica dentro nel ricordo delle persone. E quando qualcuno ritorna dalla famiglia dove è stato, io per esempio in diocesi ho moltissimi paesini spopolati, ma è interessante che la gente tiene la casa Natale e ritorna magari d'estate, perché questa dentro una certa magia, perché gli ricorda l'origine della vita come un dono e che deve essere continuamente rinnovata come un dono. E questo è legato all'esperienza della maternità. Questo è importante, l'esperienza della maternità è l'esperienza che si dà nella casa. Cosa traduce questa esperienza? Cosa trasmette questa esperienza della maternità? E trasmette una cosa molto importante, che è la fiducia fondamentale nella vita. Nella famiglia, casa natale, si trasmette la fiducia fondamentale della vita. I tedeschi hanno scritto addirittura volumi su questo, sentite come suona bene in tedesco, Grundvertrauen, fiducia fondamentale. La fiducia che la vita questa ha un Grund, un fondamento, una base sicura, una base solida, la mamma c'è sempre. Io ricordo anche gli ultimi mesi della vita della mia mamma, quando dovevo preparare la valigia per venire a Lanciano, per venire eccetera, non riusciva più a stare in piedi, si metteva seduta di fianco e mia sorella preparava la valigia, ma decideva lei di tirare le mutande, di dare le camicie, eccetera, perché lo sapeva solo lei, perché genera la vita. Ecco, questa dimensione della generatività della vita che si impara nella casa natale è la dimensione che poi viene ricevuta dalla Chiesa come la dimensione vocazionale, la dimensione di fiducia che la vita è buona, che la vita è una cosa che piace, che la vita è un dono. Noi possiamo dire che la vita è un dono, oppure possiamo anche far fatica a dire che la vita è un dono, capite?
perché, scusate, prendo. Noi possiamo dire che la vita è un dono solo tenendo conto di come è stata trasmessa, mal trasmessa, assente, ferita. Faccio l'esempio facile: una catechista conosce di più del bambino se incontra il bambino una volta al giorno. Una catechista non può, un catechista non può non incontrare la famiglia in carne. Impara molto di più da questo incontro singolare, perché lui vede com'è la vita, vede la percezione. Per quando noi diciamo che la vita è dono, cosa, o quando preghiamo Padre nostro, dietro la parola Padre, cosa ci sta, che affetto ci sta, che percezione profonda ci sta. Ecco, questa è l'immagine della casa, della casa generativa, della casa che trasmette la fiducia con la vita. La seconda immagine, della casa, vedete che qui, allora, quando la Chiesa parlerà appunto della partita, che la vita è dono, non potrà non tenere conto della storia, di come un ragazzo, un adolescente, un giovane continua a ricevere che la vita è dono. La seconda immagine, dicevo, è la casa, potremmo dire, spazio degli affetti. La vita è un dono, viene trasmessa come un bene perché poi sia spesa per qualcosa. E qui entra la figura del padre. Il padre, se la madre trasmette la fiducia fondamentale, il padre trasmette la responsabilità. Il padre è colui che trasmette la capacità di rispondere al dono. Infatti il padre, lo sapete, no? Nello svolgimento della vita di un figlio si dice che per il bambino il padre è il migliore, poi quando diventa adolescente comincia a non capire qualcosa, poi quando diventa giovane il padre, posso dire la parolaccia, perché fa bene il testo, no? Ma nonostante queste cose, alla fine un figlio recupera ancora, e sappiamo che questo oggi è il grande problema, il peso, la presenza che ha avuto la figura del padre di una vita. Chi di voi ha letto le calcate, ha fatto diventare, come si dice, addirittura un motivo da spendere quasi, si parla di evaporazione del padre. Evaporazione del padre è brutto, perché se ci fosse solo il primo aspetto, che la vita è buona, e uno non impara che siccome la vita è buona va anche spesa, è chiaro che il ritmo della vita dentro una persona rimane scompensato, rimane appunto di difficoltà a staccarsi dal grembo materno. Il padre stacca dal grembo materno. C'è un bellissimo libro intitolato di Luigi Stoia, intitolato Il gesto di Ettore, riferisce al gesto di Ettore dell'Iliade, con cui scendendo in battaglia prende in mano un piccolo Arcianatte, però non si dimentica di togliere l'elmo, e quindi il bambino si mette a prendere perché si spaventa del padre che ha l'elmo pronto per scendere nell'ultima battaglia, quella dove perderà la vita. Questa scena è stata riprodotta in infiniti dipinti, è interessante, però questo è dentro del libro. Sulla prima pagina del libro invece c'è un padre con jeans a dorso nudo che ha in mano il bambino che è portato al seno paterno, è la figura del matrimonio, del padre madre. Tutti i padri qualche volta si appiattiscono sulla figura della madre. Non è sbagliato invece che il padre abbia l'elmo, perché indica appunto la responsabilità, il mestiere. Il padre, per esempio, una volta trasmetteva il mestiere, no? Che non era solo il mestiere della professione, ma anche il mestiere di vita. In una parola, la capacità di responsabilità. Allora, quando la Chiesa, ecco il secondo aspetto, parlerà di scelta di vita,
una vocazione che va estetica, ecco che allora non potranno attestire che chi dovrà sapere quanto il giovane, nell'adolescente, del ragazzo, questo aspetto è cresciuto, manca, è ferito, è povero, oppure è bello, per valorizzare. Vedete che sennò altrimenti noi diciamo parole che non si radicano su nessuna cosa. E questa è una petizione molto profonda. Per esempio, ancora una volta i catechisti sanno che quando c'è da fare incontro con la catechista, con il sacerdote, il padre manda la parola. Cioè, è una roba da donne l'educazione, è grave. È il figlio che non ti vede mai e che non lo vede già a casa, immaginate se non lo vede dentro il gioco dell'educazione. Ecco la seconda immagine, la famiglia come spazio degli affetti, che in questo intreccio è interessante, che tutti ricordano, no, il proverbio africano che dice: per educare un cucciolo d'uomo è necessario un villaggio intero, perché loro poi hanno una condizione di una famiglia molto più alta, dentro il clan, dentro addirittura la famiglia. Il terzo aspetto è quello che io chiamo la famiglia più destra sul mondo, e che sono i legami fraterni. Per esempio, padre, la madre trasmette la fiducia, il padre la responsabilità, e i legami fraterni, pensate oggi questo grosso problema. Non so, l'ultima volta che mi sono interessato di statistiche, come si dice, non so se eravamo vicini al 50% delle famiglie in Italia che hanno un figlio unico. Ora, cosa avviene nell'esperienza dei legami fraterni all'interno di una famiglia? E avviene questa cosa fondamentale, avviene che il figlio impara, pensate, giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, goccia per goccia, pensate a un bambino di 2 anni che gli nasce un fratellino come te. Devi dividere lo spazio, il posto a tavola, i doni, pensate in concreto la cosa, capito? Però cosa impara? Impara una cosa bellissima, cari amici, di lasciare. Impara che l'amore del papà e della mamma non si divide per ciascuno, si moltiplica per ognuno. L'amore del papà e della mamma è una strana cosa per cui c'è tutta per ognuno. Non si divide a pezzi. Al papà e alla mamma abbiano totalmente il fratello, totalmente l'altro fratello, per giunta anche, si dice da noi in Brianza, la caronetta della sorella. Dove ho imparato questo? L'ho imparato ancora con le mie famiglie, con i bambini disabili. Perché il papà e la mamma che hanno 2 figli cosiddetti sani, e un figlio disabile, moltiplica il loro... E tuttavia i 2 sani non percepiscono come un'ingiustizia il fatto che dedichino più tempo al figlio. Qualche volta può succedere che sia qualche esagerazione, perché dopo la vita è concreta, tuttavia si impara questa cosa. Ma anche questa cosa grande che può e deve essere assunta da cosa dell'esperienza della fraternità. Allora, come si chiama? Proviamo a riassumere. Con la famiglia natale, la famiglia natale permette che la vita è buona. Viene assunta dalla Chiesa nel fatto che la vita è buona. Oggi per noi la vita è semplicemente una cosa di natura. L'immagine della famiglia come spazio degli affetti, fa incontrare l'esperienza del padre che trasmette la responsabilità. E viene assunta nella Chiesa come scelta di vita o vocazione. L'immagine della famiglia come significa aperto sul mondo fa sperimentare la fraternità e viene assunta nella fraternità, nel senso della fraternità dei legami di sangue, e viene assunta l'immagine della Chiesa come comunione fraterna. Non sono queste le 3 esperienze fondamentali della vita di famiglia? Vedete? Ecco, questo è un esercizio di sinodalità. Volevo concludere su questa cosa.
un esercizio di seminarità. Vedete che però ha bisogno di un minimo di articolazione. Noi dovremmo aiutare la gente a leggere il loro vissuto, a vedere come la parola vissuto umano, a vedere come la parola cristiana entra come lievito in questo vissuto e lo seconda dal di dentro. Ma senza un minimo di lettura dell'umano, lettura qui in senso forte, capite? Non la statistica soltanto, ma un umano che viene, e neanche solo la psicologia, e neanche solo la sociologia, e neanche solo, quelli sono indicatori, non sono la lettura che lo chiamano, antropologica dell'umano. E quindi io ho fatto queste tre brevi immagini della famiglia, la casa natale, la casa paesaggio e la casa finestra, patria, dato che era tutto, e ne ho letto dentro le tre opportunità fondamentali per trasmettere che la vita è buona, che bisogna spenderla e bisogna spenderla con gli altri. Alla fine sembra quasi un'obietà, ma non è così un'obietà poi tradurre la vita della Chiesa, la vita delle parrocchie, della vita delle comunità cristiane. Le nostre parrocchie cosa sono? Sono degli archipelaghi, degli insieme di individui, perché gli manca lo sguardo sulla patria. Vi ricordate che all'inizio del secolo ho trovato qui da noi in Piemonte questo sguardo, come potremmo dire, sterile sulla patria. Non si vedono gli individui. Uno quanto guarda in chiesa, vede appunto un arcipelago di vita, senza legami, senza storie, senza sogni, senza relazioni, senza attenzione, solo queste cose. E allora capite che il sogno, forse anche questo sogno, tutto il simbolo, di fare tutte quelle cristiane da famiglia di famiglia. Allora capite che dentro questo cammino ci sarebbe anche tanto spazio per le famiglie dal cuore ferito, per le situazioni di disagio, per le famiglie povere, altrimenti che differenza c'è? Il Papa lo dice spesso, tra noi e uno di noi. Perché appunto saremo semplicemente gente che mette cerotti, ma che non vuole fare guarire le persone. Per far guarire le persone, noi siamo come quel medico che diceva, ah, io i miei malati gli do medicine, ma non per farli guarire, tengo convalescenti, così vengono sempre da me. Talvolta temo che le nostre comunità siano troppo così. Io vi auguro che sono capaci di avere uno sguardo positivo sulla famiglia, come la famiglia, la casa naturale, casa degli affetti e casa che entra per questo, per aiutare le persone a sapere che la vita è loro, che la vita è vocazione, che la vita è relazione. Contatti a uno. Sono le 11 e sbaglio. Grazie. È stato un po' faticoso seguirti, però parecchio abbiamo ascoltato e parecchio sentiremo, parecchio avremo in mano quando, come al solito, tempestivamente ci invierai anche il testo della tua relazione. Ti ringraziamo per la puntualità, per i suggerimenti anche pratici che ci hai dato. E perché è la prima volta che non si sente, non è neanche migliorato dopo? Diciamo che è stato faticoso, però qualcosa abbiamo sentito, qualcos'altro lo prenderemo dal testo e faremo tesoro di tutto quello che tu ci hai proposto questa mattina. Bene, un abbraccio forte. Ti ringraziamo e alla prossima collaborazione. Ciao, auguri a te e a tutta la diocesi. Angelo adesso?
se ce la fate proseguiamo, se preferite un 10 minuti di pausa, 10 minuti d'orologio. Forse 10 minuti perché è stato veramente faticoso. È stato faticoso seguire purtroppo il collegamento che non era perfetto. Allora un quarto ci ritroviamo, dai. Perfetto. 11:15 siamo qui.